Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi propongo un video di un multiuso della Victorinox. Questa scatola, qui è il libricino illustrativo, come avrete capito lo Swiss Champ, insomma abbastanza illustrativo il bugiardino, chiamiamolo così. Nel mio caso è lo Swiss Champ Hardwood, cioè quello con le guancette in legno. Ok, allora andiamo a vedere subito come è composto. Intanto ha il portachiavi. Per i più navigati già conosceranno, che conoscono i Victorinox, queste sono le classiche sia pinzetta da un lato che stuzzicadenti dall'altro. Insomma, li faccio vedere per chi magari non ha mai visto un Victorinox, anche se penso siano in pochi. Andiamo a vedere dalla parte posteriore. Iniziamo dalla parte posteriore. Vogliamo chiamare il tirabuchon, no? Aprire i tappi in sughero del vino, ok? A cui è avvitata questo cacciavite, che è un cacciavitino, quello piccolo per gli occhiali. Fra l'altro si può avvitare pure al contrario, così. Ok, e si svitano gli occhiali. Questo tirabuchon, chiamiamolo così, io lo uso anche per snodare i nodi. Ok, è molto utile e molto funzionante. Scorriamo. Allora, qua abbiamo un piccolo scalpellino per il legno, anche questo molto funzionale. Poi ancora abbiamo un cacciavitino piatto, sempre utile. Poi ancora gancio multifunzione, diciamo per alzare i pacchi o qualcosa un po' di pesante. Poi sempre dalla parte posteriore abbiamo il punteruolo alesatore. Ok, con il foro per la pelle. Questo è pure buono anche per fare dei fori nelle cinte. E insomma, cose di utilità di questo genere. Andiamo a vedere da quest'altra parte. Facciamone uno perché gli attrezzi sono tanti. Cerco di fare il più veloce possibile. Questa è la lametta piccola. Poi abbiamo la classica lama grande, che ricordo questa è una serie da 91 mm, quindi è la stessa identica lama che ci può essere nello Spartan, in tutti i modelli comunque da 91 mm. Poi ancora abbiamo, questa è diciamo, sia il seghetto che la ruspa, diciamo, molto, molto funzionale, molto tagliente. Poi abbiamo il segaccio per il legno, anche questo un ottimo attrezzo per chi conosce i Victorinox. Questo l'abbiamo fatto vedere. Ok, questo è lo squamapesce con lo slamatore. Da un lato, diciamo, da qua ci sono i centimetri e da qua ci sono. No, allora, qua c'è l'unità in misura dei pollici, esatto, e qua c'è l'unità in misura dei centimetri. Poi, altra fantastica forbicina della Victorinox, sempre per chi la conosce, sa di cosa sto parlando. A proseguire abbiamo ancora la pinza, ok? Poi abbiamo un cacciavitino con la chiusura sia a 90 gradi che a 180 gradi. Ok, cacciavitino a stella. Poi ancora abbiamo la lente, fantastica questa lente, adesso vediamo. Ecco qua, do una piccola dimostrazione della sua funzionalità. A proseguire abbiamo l'apri scatole, insomma, e il cacciavitino piatto.
Anche questi sono quelli più comuni, li conosceranno tutti. E dall'altra parte, sempre chiusura a 90 gradi, 180 gradi. In questa cosa abbiamo il cacciavite largo, l'apricapsule e lo spelafili. Bene, questo l'ho fatto vedere. Per il momento è tutto. Vi ringrazio di nuovo per aver visto questo video e se state sul mio canale. Ci vediamo. Alla prossima, ciao!